Venerdì 3 febbraio l'ex bocciodromo sito in Via Angeli ha ripreso nuova vita con un gambetto da calcio dove è stata organizzata una partita denominata Una partita senza età. È stata una gara dove adulti e bimbi hanno giocato per ufficializzare il nuovo campetto. In attesa dell'inaugurazione dell'orto sociale, infatti, all'interno dell'ex bocciodromo accadono piccoli miracoli. Sono stati donati per i bimbi del quartiere e tutti quelli che ne vorranno usufruire dei tubi con annessa rete di protezione. Grazie a Legambiente, Caritas Diocesana, Slow Food, Fidas e Rotary Club Caltanissetta. In più, l'amministrazione comunale del comune di Caltanissetta ha messo a disposizione le porte di calcio. Finalmente i bimbi potranno giocare in un vero gambetto di calcio. Il significato è attenzione al territorio e attenzione ai quartieri storici e più degradati della città. Noi con gli Angeli abbiamo un rapporto particolare, speciale. 4-5 anni fa abbiamo donato alla scuola il campo di basket, abbiamo messo i canestri, abbiamo fatto i percorsi di alfabetizzazione a scuola, abbiamo donato dei tablet e oggi, grazie a Legambiente che ha preso questa iniziativa e ci ha coinvolto, e anche grazie al Comune abbiamo realizzato questo campetto che vuole essere anche un segno, in qualche modo, di rinascita per il quartiere e per questi ragazzi che hanno adesso questo sfogo. Accanto c'era questo campo di bocce abbandonato, e anche questo è diciamo, un simbolo importante. Finalmente questo campetto diventa fruibile per il quartiere che ne ha tantissimo bisogno. I nostri ragazzi sicuramente se ne saranno felici. Noi raccogliamo nella nostra scuola sicuramente tutti i ragazzi qui del quartiere degli Angeli e dei quartieri qui popolari nei dintorni degli Angeli. Molti ragazzi sono entusiasti che finalmente questo campo sarà fruibile e sperano che il campo sia diciamo attrezzato, abbia altre attrezzature per continuare nella loro, nel gioco, che è molto importante, soprattutto alla loro età.